in pratica era stato impedito a Gabriele di diventare prete perché non c'erano vescovi disponibili in quel momento di persecuzione. E però ecco qui la frase celebre: Dio così vuole, così voglio anch'io. Questa è proprio esattamente la frase che ha pronunciato San Gabriele della Dolorata, che diventa molto importante per tutti noi. Dio così vuole, così voglio anch'io. Ecco, allora è un insegnamento per tutti noi. Gabriele non si scoraggia, non si abbatte, anche se soffre, ma si rifugia nella volontà di Dio. Ma noi non dobbiamo, fiori cari, scandagliarla, dobbiamo solo accettarla se ci fidiamo che Dio guida la nostra vita. Lo vuole Dio, lo voglio anch'io. Questa frase entri oggi dentro di noi, è l'insegnamento più prezioso di San Gabriele della Dolorata, perché quando poi noi accettiamo la volontà di Dio, troviamo la pace. Finalmente troviamo la pace. La pace non la troviamo scavalcando la croce e il dolore. Ricordatevi questo. I santi ce lo fanno presente. La pace, la serenità, e se volete anche la gioia, la felicità, non la troviamo scavalcando la croce, ma accettando la volontà di Dio su di noi. A Natale non scende neanche in chiesa per la messa di mezzanotte, ma vi partecipa dalla finestrella del coro. Il 30 dicembre scrive l'ultima lettera e per Michele, il fratello del cuore, gli manda gli auguri e gli fa varie raccomandazioni, tra le quali scrive: Vuoi amare? Ama Maria. Le persone di questa terra non possono renderti felice. Passa presto la scena di questo mondo. Addio, fratello mio. Pratica ciò che ti ho detto. Si tratta della felicità eterna. Che belle queste parole, che conforto che danno. Ci sono questi santi che ci parlano della realtà del cielo. Vorrei rileggervi. È un testamento breve, semplice, ma di una profondità immensa. Vuoi amare? Ama Maria. Le persone di questa terra non possono renderti felice. Passa presto la scena di questo mondo. Addio, fratello mio. Pratica ciò che ti ho detto. Si tratta della felicità eterna. In una parola, raggiungi anche tu il paradiso dove io sto andando.